Un'apertura bagnata del cartoceto dopo il festival, ma sicuramente non penalizzata dal tempo. In tantissimi, giunti da ogni parte della provincia e della regione per questa prima giornata della 41esima mostramercato dell'olio e dell'oliva, non si sono fatti certo scoraggiare da due gocce d'acqua e dopo una breve pausa in uno dei tanti locali aperti per l'occasione si sono subito riversati fino a tarda sera nelle splendide vie del borgo, ascoltando le note musicali della banda del paese, ammirando i bellissimi esemplari d'epoca di Alfa Romeo giunti in piazza per il primo dei raduni e acquistando i prodotti d'eccellenza del territorio negli stand di Campagna Amica. E ovviamente questa annata così particolare fa anche in modo che in piazza Garibaldi quest'anno a Cartoceto ci siano così tanti produttori del settore olivicolo, quindi una ricaduta importante per gli operatori economici che si muovono nel campo olivicolo di tutto l'areale della DOP Cartoceto, che ricordiamo ricomprende anche i territori di Fano, di Colli al Metauro e di Monbaroccio. Il re della manifestazione però è lui, l'oro vero, l'extravergine d'oliva, che quest'anno sia nelle monovarietà che nei blend esprime un prodotto di grandissima qualità, anzi volendolo paragonare con il frutto dell'uva si può sicuramente parlare di annata eccezionale. Sì, quest'anno a memoria indietro, andando indietro, non ci ricordiamo di un'annata così alta in qualità, e quindi la potremmo nominare o dichiarare un'annata storica. Questa per dell'olio, dell'olio di quest'anno, per la sua qualità. Questa e anche la prossima settimana i visitatori di Cartoceto potranno ammirare una piazza totalmente liberata dai cantieri, le mura completamente restaurate e, novità assoluta, esplorare una Cartoceto sotterranea grazie alla protezione civile che scorterà i visitatori nelle grotte sotto la splendida piazza per poi finire nella bomboniera del Teatro del Trionfo per degustazioni e concerti. Questa domenica è stata la volta del maestro milanese Fabio Concato, unica data nelle Marche del suo tour Unplugged. Nonostante il mio lavoro,